sbirciamo sotto scudi e armature e siamo sinceri. C'era tanta paura attorno a questo nuovo film di Dungeons & Dragons. Paura e perplessità. In fondo tutti purtroppo ci ricordiamo di quel disastro assoluto che fu Dungeons & Dragons che il gioco abbia inizio, uscito in America nel 2000 e in Italia nel 2002. Quel film con effetti speciali e visivi a dir poco terrificanti, per non parlare della trama, che faceva acqua da tutte le parti. Considerando poi che nello stesso periodo uscì al cinema La Compagnia dell'Anello, potete ben capire come il confronto potesse risultare, a dir poco, impietoso. Ma oggi siamo qui per tranquillizzarvi, perché il nuovo film di Dungeons & Dragons funziona. E dopo 20 anni e tanti fallimenti alle spalle, il brand di D&D torna al cinema con un film spigliato e divertente, godibile sia per i giocatori di ruolo che per coloro che non conoscono il famoso dado a 20 facce. Adesso vi raccontiamo perché siamo così ottimisti nella nostra videorecensione di Dungeons & Dragons L'Onore dei Ladri. Sellate i cavalli, lucidate le spade e partiamo! Ma prima facciamo un piccolo passo indietro. Ripercorriamo al volo la storia del fantasy sul grande schermo. Beh, così come la letteratura fantasy è stata spesso considerata letteratura di serie B, così è accaduto anche per i film fantasy. Certo, gli anni 80 e 90 hanno sfornato diverse pellicole cult. Pensiamo ad esempio alla Storia Infinita, Labyrinth, Lady Hawk o a Dragonheart. Film però considerati spesso dalla critica inferiori a pellicole di altro genere. Poi nel 2001 cambia tutto, il fantasy viene finalmente sdoganato e nobilitato agli occhi del grande cinema. Il merito è tutto di Peter Jackson e della trilogia del Signore degli Anelli. La stessa cosa avviene sul piccolo schermo qualche anno dopo con il Trono di Spade e arriviamo oggi a Dungeons & Dragons. Negli ultimi 3 anni il brand, complice anche la pandemia oppure fenomeni come Critical Role, è tornato di gran moda. Lo sanno molto bene Jonathan Goldstein e John Francis Daley, ovvero i due registi di Dungeons & Dragons L'Onore dei Ladri. I due infatti sono veri giocatori di ruolo che amano D&D e durante la scrittura del film sono stati a stretto contatto con la Wizards of the Coast, ovvero l'editore di D&D, per fare in modo che nomi, classi, luoghi e creature apparsi nel film fossero corretti e che non ci fossero strafalcioni grossolani. Un approccio creativo che sicuramente ha funzionato. E così, cari avventurieri, arriviamo al film. Di che parla questo Dungeons & Dragons L'Onore dei Ladri? Siamo nel continente del Ferun. Il bardo Edgin e la barbara Olga stanno marcendo da 2 anni in una prigione nel profondo nord, più precisamente nelle lande innevate della Valle del Vento Gelido, dopo un colpo andato male. I due, insieme a Simon, un mezzelfo stregone, e a Forge, un umano ladro, avevano infatti cercato di introdursi in un ex roccaforte degli arpisti, corporazione segreta di cui faceva parte proprio lo stesso Edgin, per rubare la tavoletta della resurrezione. Il problema è che il colpo fallisce ed Edgin ed Olga appunto vengono imprigionati. I due però vogliono riprendere la tavoletta della resurrezione e per farlo mettono su il classico party di D&D, coinvolgendo di nuovo il vecchio amico Simon, piuttosto impacciato e insicuro, e soprattutto la graziosa druida Doric. È così, ha inizio una quest spassosa, spensierata e soprattutto dannatamente divertente. Ok, sia chiaro, questo film non è perfetto, anzi l'inizio rischia di essere anche leggermente più lento rispetto al resto della pellicola e soprattutto i molti luoghi e nomi citati potrebbero confondere gli spettatori meno attenti e quelli meno affini alla materia. Ma è innegabile che le irresistibili battute di Edgin oppure le situazioni comiche in cui si vanno a infilare i nostri avventurieri facciano passare in secondo piano gli aspetti che funzionano di meno. Questo film fa davvero ridere in modo genuino e riesce soprattutto a intrattenere sia il fan duro e puro di D&D sia il semplice spettatore curioso di questo nuovo universo narrativo. Un universo che si ispira tantissimo alla formula Marvel, rievocata di continuo da dinamiche molto vicine a quelle dei Guardiani della Galassia. Ma fidatevi, di una cosa siamo certi, chi ama D&D troverà un sacco di gioie. Ad esempio, sentir parlare di luoghi come la Costa della Spada, Neverwinter e Baldur's Gate, oppure vedendo creature come il Mimic, l'Orso Gufo, Belve Distorcenti e Cubi Gelatinosi, senza dimenticare anche i mitici Divoratori di Cervelli. Magari ripasseranno la storia dei Maghi Rossi del Tai, oppure sogghigneranno del cliché del paladino, pieno di modi snob al limite della santità. Insomma ragazzi, diciamolo, molti fan di D&D diventeranno matti nel
cercare di associare ogni incantesimo visto su schermo con quelli del manuale del giocatore. Guardando l'onore dei ladri si ha davvero la sensazione di essere dentro una partita di D&D, una di quelle che fate a casa con gli amici o magari collegati dietro a una webcam. Perché è questo alla fine il vero intento di Dungeons & Dragons. Che si parli del film o delle campagne giocate nella vita vera, il migliore modo per affrontare le sfide e le avventure, anche quelle più difficili, non è mai farlo da soli, ma insieme ai propri compagni di party. Per cui, dopo tutto questo, non resta che dire una cosa importante. Il tiro salvezza da parte dei registi è stato ampiamente superato. E adesso, come sempre, tocca a voi. Siete in trepidante attesa per l'uscita di Dungeons & Dragons L'Onore dei Ladri? Siete andati al cinema a vederlo? Fatecelo sapere nei commenti. Noi, come sempre, ci risentiamo qui, nel regno di Screamworld.